Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica è articolato in tre parti. Anzitutto, Gesù innalza un inno di benedizione e di ringraziamento al Padre perché ha rivelato ai poveri e ai semplici il mistero del Regno dei Cieli. Poi svela il rapporto intimo e singolare che c'è tra Lui e il Padre. E infine invita ad andare a Lui e a seguirle per trovare sollievo. In primo luogo Gesù loda il Padre perché ha tenuto nascosti i segreti del suo regno, della sua verità, nascosti ai sapienti e ai dotti. Li chiama così con un velo di ironia perché presumono di essere saggi, sapienti, e dunque hanno il cuore chiuso tante volte, no? E la vera saggezza viene anche dal cuore. Non è soltanto capire idee. La vera saggezza anche entra nel cuore. E se tu sai tante cose e hai il cuore chiuso, ma tu non sei saggio. I misteri di Dio Gesù li dice rivelati ai piccoli, a quanti si aprono con fiducia alla parola di salvezza, aprono il cuore alla parola di salvezza, sentono il bisogno di Lui e attendono tutto da Lui. Il cuore aperto e fiducioso verso il Signore. Poi Gesù spiega che ha ricevuto tutto dal Padre e lo chiama Padre mio per affermare l'unicità del suo rapporto con Lui. Infatti, solo tra il Figlio e il Padre c'è totale reciprocità. L'uno conosce l'altro, l'altro vive nell'altro. Ma questa comunione unica è come un fiore che sboccia per rivelare gratuitamente la sua bellezza e la sua bontà. Ed ecco allora l'invito di Gesù, venite a me. Egli vuole donare quanto attinge dal Padre. Vuole donarci la verità. E la verità di Gesù sempre è gratuita, è un dono, è lo Spirito Santo, la verità. E come il Padre ha una preferenza per i piccoli, così anche Gesù si rivolge agli affaticati, agli oppressi. Anzi, mette se stesso tra loro, perché Egli è il mite e umile di cuore. Così dici di essersi. Come nella prima e nella terza beatitudine, quella degli uomini o poveri in spirito e quella dei miti, la mitezza di Gesù. Così Gesù, mite e umile, non è un modello per i rassegnati, né semplicemente una vittima, ma è l'uomo che vive di cuore questa condizione in piena trasparenza all'amore del Padre, cioè allo Spirito Santo. Egli è il modello dei poveri in spirito e di tutti gli altri beati del Vangelo che compiono la volontà di Dio e testimoniano il suo regno. E poi Gesù dice che se andiamo da Lui troveremo ristoro.
Il ristoro che Cristo offre agli affaticati, agli oppressi, non è un sollievo soltanto psicologico o un'elemosina elargita, ma la gioia dei poveri di essere evangelizzati e costruttori della nuova umanità. Questo è il sollievo, la gioia che ci dà Gesù, è unica. È la gioia che ha Lui stesso. È un messaggio per tutti noi, per tutti gli uomini e donne di buona volontà, che Gesù rivolge ancora oggi nel mondo, che esalta chi si fa ricco e potente. Ma quante volte noi diciamo, ah, io vorrei essere come quello, come quella, che è ricco, ha tanto potere, non manca nulla. Il mondo esalta al ricco e potente. Non importa con quali mezzi, e a volte calpesta la persona umana e la sua dignità. E questo noi lo vediamo tutti i giorni, i poveri calpestati. Ed è un messaggio per la Chiesa, chiamata a vivere le opere di misericordia, a evangelizzare i poveri, a essere mite, umile. Così il Signore vuole che sia la sua Chiesa, cioè noi. Maria, la più umile e la più alta tra le creature, implori da Dio per noi la sapienza del cuore, la sapienza del cuore, affinché sappiamo discernere i suoi segni nella nostra vita ed essere partecipe di quei misteri che, nascosti ai superbi, vengono rivelati agli umili. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a Tu, Anquessum, Domine, mentibus nostris infunde. Uti Angelo Nunziante, Christi Fili Tui, Incarnazione Cognovium, per Passione Meius et Crucem, a Resurrezione Gloriam perducamur. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunque et nunque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, questa settimana il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che predispone alcune misure per affrontare le devastanti conseguenze del virus Covid-19, particolarmente per le zone
già teatro dei conflitti. È lodevole la ricchezza di un cessate il fuoco globale e immediato, che permetterebbe la pace e la sicurezza indispensabile per fornire l'assistenza umanitaria così urgentemente necessaria. Auspico che tale decisione venga attuata effettivamente e tempestivamente per il bene di tante persone che stanno soffrendo. Possa questa risoluzione del Consiglio di sicurezza diventare un primo passo coraggioso per il futuro di pace. Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. Saluto. Saluto in particolare i polacchi. Benvenuti. E benedico il grande pellegrinaggio della famiglia di Radio Maria al santuario di Częstochowa, che avrà luogo sabato prossimo nel centenario della nascita di San Giovanni Paolo II con il motto «Tutto ho affidato a Maria». Una benedizione a quel pellegrinaggio. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.